Buona domenica amici carissimi, buona Pentecoste, oggi è il 28 maggio del 2023 e buongiorno a Don Salvatore. Buongiorno Tiziano e buona domenica a tutti. Allora, come di consueto, andiamo alla lettura del Vangelo, poi Don Salvatore ci aiuterà un po' ad entrare nel vivo, a capirlo un po' meglio. Il Vangelo di quest'oggi è tratto da Giovanni, il capitolo 20, versetti 19-23. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Siamo giunti a questa domenica della Pentecoste che in qualche maniera completa il cammino pasquale, quel cammino iniziato col triduo pasquale, soprattutto nella notte in cui abbiamo contemplato la risurrezione del Signore, questo sepolcro trovato vuoto e che diventa un appello ai discepoli a rileggere tutto il loro rapporto con Gesù, un Gesù che avevano in qualche maniera ridotto, tra virgolette, a quello che loro conoscevano, a quello che loro avevano sperimentato soltanto, ma al quale va aggiunta una capacità di rileggere quel rapporto alla luce anche della risurrezione. E il tempo pasquale ci ha aiutati piano piano, piano piano ad entrare anche noi nella logica nuova, proprio per evitare anche noi di ridurre il Gesù a quello che pensiamo di sapere, di conoscere. Gesù è sempre qualcosa di nuovo, è sempre questo spazio vuoto che serve perché noi possiamo incontrarci in maniera nuova, in maniera diversa. E il dono dello Spirito caratterizza in modo particolare questo modo di incontrarsi tra di noi, perché lo Spirito Santo ci dà lo stesso Spirito che è quell'amore che congiunge il Padre e il Figlio. Quindi anche noi che ci ritroviamo attorno a questo spazio vuoto, lasciato dalla tomba vuota, ma soprattutto lasciato da Gesù, per cui lui stesso dice: «È bene per voi che io vada, altrimenti non verrà a voi l'altro Paraclito», cioè colui che vi aiuterà a vivere ogni giorno la vita sapendo che io sono con voi, ma che tocca a voi operare. Per cui Gesù, ecco, stette in mezzo. Questa affermazione è un'affermazione costante: Gesù sta sempre in mezzo a noi, no? Sta sempre in mezzo a noi anche quando le porte della nostra vita sono chiuse magari per timore, per paura o a volte per egoismo. Lui riesce a stare comunque in mezzo a noi, nella nostra vita, in mezzo a coloro che si ritrovano attorno a questo spazio vuoto lasciato da Gesù. E ci dona la pace. La pace è lui stesso. Sperimentiamo la pace quando sappiamo che Gesù è con noi, quando lo avvertiamo, quando siamo capaci di percepire la sua presenza, ma soprattutto è una pace operativa. Non è solo una pace che dice riposo senza attività, è una pace operativa. Infatti ci dona il suo spirito e lo spirito del Padre è uno spirito operativo. Ci rende capaci di fare quello che serve, cioè di rimettere i peccati. Cosa vuol dire? Vuol dire piano piano di liberare le nostre relazioni, le nostre azioni, le nostre scelte dalla logica del peccato, dalla logica di un mondo che vuole vivere di sopraffazione, di interessi personali, di violenza, no, di arroganza. Ecco perché lo Spirito Santo è capace di darci questa forza per rinnovare le nostre relazioni. Allora, attorno a questo spazio vuoto della tomba si crea lo spazio della Chiesa, lo spazio della vita, lo spazio dei credenti, che è uno spazio condizionato dalla presenza del Signore, che è una presenza discreta, c'è ma non si vede, ma che è anche caratterizzato da questo spirito che condividiamo tra di noi e che ci rende capaci di fare quello che ha fatto lui stesso, perché lui è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, cioè che è capace veramente di rivoluzionare le dinamiche umane. Infatti di fronte a chi lo ha ucciso, lui non ha imprecato, non ha organizzato altra violenza come risposta, non ha organizzato una risposta più forte ancora per sopraffare, no? Ma al contrario ha donato il perdono.
Qui c'è scritto: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi non li perdonerete non saranno perdonati. Quindi un potere forte, no, che Gesù dà ai suoi. E ti chiedo proprio in maniera molto, molto semplice: perché questo potere di perdonare e di decidere di non perdonare? Sì, forse la traduzione perdonare ci trae un po' in inganno. Non è un invito del Signore a perdonare o non perdonare, ma a togliere, cioè che è diverso. Cioè, lì dice, è chiaro che lì dove ci adoperiamo per togliere le dinamiche del peccato saranno tolte, lì dove non ci adoperiamo resteranno. Quindi è un invito a dire: adesso tocca a voi, quello che farete otterrà dei risultati, quello che non farete resterà senza risultati. Ecco, quindi più in questa logica, non è tanto perché magari siamo un po' abituati ad associare questo brano con il sacramento della riconciliazione, no? E quindi al potere, tra virgolette, del presbitero di decidere a chi dare o meno l'assoluzione, no? Vista così, probabilmente sembra quasi un'autorizzazione da parte di Gesù a discriminare il perdono, no? Assolutamente. Qui invece è una logica diversa. Il perdonare i peccati, il verbo dice in verità a togliere proprio, a estirpare la logica del peccato, che è diversa dal peccato in sé per sé. Va bene, allora grazie a Don Salvatore. Amici, l'appuntamento è a domenica prossima, sempre con Verbum Domini, il pane della parola.